piuttosto spesso. Non solo Triumph installa il motore motociclistico più grande del mondo con 2,5 litri, no, la coppia di 221 Newton può anche essere considerata da record. Il test chiarisce se la Triumph Rocket 3 è sufficiente per qualcosa di più che guidare dritto. Un giro intorno a questa moto richiede più tempo del solito semplicemente a causa della sua lunghezza di 2500 mm. Ma un'altra ragione per la perdita di tempo sono i dettagli amorevoli che vengono scoperti solo gradualmente. Certo, il Rocket è un cruiser, ma grazie ai favolosi valori prestazionali, è un annuncio che supporta il design. Lo scarico, ad esempio, è una festa per gli occhi, così come il tratto di aspirazione. E chi dice che cavi, tubi e fili devono essere visibili? La Triumph è pulita, l'unica cosa visibile sono le linee dei freni intrecciate in acciaio. Vale la pena dare una seconda occhiata a qualcosa che altrimenti viene calpestato. I poggiapiedi del passeggero a doppia piega sono una dichiarazione ingegneristica. La versione GT è stata testata. La sua sorella tecnica è la R, su cui ci si siede un po' più in alto e le pedane sono montate molto più indietro rispetto alla GT. Se la R è già una cruiser, la GT fa un ulteriore passo avanti. Il motore a tre cilindri con una cilindrata di 2,5 litri è l'elemento distintivo della Triumph. Installato longitudinalmente, produce 167 cavalli vapore e i famosi 221 Nm di coppia. Per tenere tutto sotto controllo e su strada, Triumph ha fornito alla sua Rocket un ampio pacchetto elettronico con ABS in curva, controllo della trazione, 4 modalità di guida, cruise control e infine un abitacolo TFT a colori di facile lettura. Il telaio della Rocket 3 è realizzato in alluminio, inoltre c'è un forcellone monolaterale e un monoammortizzatore. Naturalmente, c'è molto spazio dietro il manubrio inclinato verso il pilota. Questo vale anche per la seconda fila, anche se la panchina non sembra molto qui. È ancora comodo, ed è di questo che si tratta. Se i 221 Newton si spingono in avanti, la curva successiva si avvicina ancora più velocemente. È buono se puoi frenare in sicurezza i 320 kg più il conducente. La Rocket non manca di potenza frenante. L'impianto frenante Brembo Stolema si affida a potenti doppi dischi 320 e monoblocchi a 4 pistoncini, montati radialmente. Al posteriore funziona un monodisco da 300 mm con pinza freno Brembo M4.32, il tutto di altissima qualità. Basta stupore. Andiamo. E come? Il tester si sintonizzava mentalmente su una montagna di coppia, ma aveva ottenuto una montagna. A proposito, il nuovo Rocket può farlo molto meglio di quello vecchio. La versione attuale non ha un calo di coppia così violento come i suoi predecessori. Tra 3000 e 6000 tour, più di 200 Newton sono ora sempre disponibili. Quindi le cose stanno progredendo potentemente sui rettilinei. Ma la vita è raramente un rettilineo permanente, perché il motociclismo dovrebbe fare un'eccezione qui. Neanche questo, la frenata è dovuta prima della curva. Due cose a riguardo, dovresti frenare il razzo in ogni caso, e più che su altre motociclette. La libertà dell'angolo di piega del Rocket è piuttosto scarsa a causa del suo design. La seconda, invece, è più sorprendente, i freni sono più che all'altezza di uno stile di guida sportivo, estremamente potente e facile da dosare. Questo sistema starebbe bene anche su un'auto supersportiva. Anche il razzo giace inaspettatamente gioiosamente nella curva. Naturalmente, non è una stella d'angolo, e le serpentine devono essere ritirate con attenzione. Ma può fare di più, molto più di quanto ci si aspetterebbe da esso con il passo altrettanto regale di 1680 mm. Le gomme ultralarghe potrebbero essere un ostacolo. Sono pneumatici Avon Cobra Chrome nelle enormi dimensioni 150/80-17, all'anteriore e 240/50-16. Ma ecco, nemmeno questi hanno un effetto funistico. La comoda posizione di seduta e le pedane avanzate della GT danno immediatamente vita a una sensazione di cruiser. Con il talento insolito e sportivo della Triumph ancora in mente, qualcosa attira improvvisamente la tua attenzione, il comfort di guida.
Naturalmente, non pesando come una petroliera pesante, una cosa del genere non viene consegnata oggi. Ma con questo telaio elaborato con un peso vivo di 320 kg, ci si sarebbe aspettato di più. Da non fraintendere, la GT non è affatto scomoda, ma qui non è sufficiente per raggiungere i massimi valori. Noti altro? È vero, ho menzionato il motore nel primo paragrafo dopo la partenza, ma non dovrebbe valere almeno 5 paragrafi a questi valori? Dopotutto, da record. Ma mi ripeto. In effetti, il motore modella ogni corsa con il Rocket. Ma a proposito. Più nella forma che non devi preoccuparti, c'è sempre abbastanza di tutto. Questo, a sua volta, porta a una sovranità della locomozione, in apparenza, che si riflette in tutta la motocicletta. Risultato ci sono molti incrociatori, tutte le Harley, gli indiani e persino la Goldwing non possono rimanere senza nome. The Rocket è una reinterpretazione molto particolare della classe. È moderno e allo stesso tempo radicato in vecchi valori, consegnando dischi senza metterli aggressivamente in vetrina. È solo lì. Come il whisky single malt si potrebbe fare a meno, ma qual è il punto? Stoff. Ich bin im fünften Gang. Zack. Ja.